Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 25. Paolo appella a Cesare. Festo dunque, raggiunta la provincia, 3 giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme. I sommi sacerdoti e i capi dei giudei gli si presentarono per accusare Paolo e cercavano di persuaderlo, chiedendo come un favore, in odio a Paolo, che lo facesse venire a Gerusalemme. E intanto disponevano un tranello per ucciderlo lungo il percorso. Festo rispose che Paolo stava sotto custodia a Cesarea e che egli stesso sarebbe partito fra breve. Quelli dunque che hanno autorità tra voi, disse, vengano con me e se vi è qualche colpa in quell'uomo lo denuncino. Dopo essersi trattenuto fra loro non più di 8 o 10 giorni, discese a Cesarea e il giorno seguente, sedendo in tribunale, ordinò che gli si conducesse Paolo. Appena giunse, lo attorniarono i giudei discesi da Gerusalemme, imputandogli numerose gravi colpe, senza però riuscire a provarle. Paolo, a sua difesa, disse: Non ho commesso alcuna colpa, né contro la legge dei giudei, né contro il tempio, né contro Cesare. Ma Festo, volendo fare un favore ai giudei, si volse a Paolo e disse: Vuoi andare a Gerusalemme per essere giudicato di queste cose davanti a me? Paolo rispose: Mi trovo davanti al tribunale di Cesare. Qui mi si deve giudicare. Ai giudei non ho fatto alcun torto, come anche tu sai perfettamente. Se dunque sono in colpa e ho commesso qualche cosa che meriti la morte, non rifiuto di morire. Ma se nelle accuse di costoro non c'è nulla di vero, nessuno ha il potere di consegnarmi a loro. Io mi appello a Cesare. Allora Festo, dopo aver conferito con il consiglio, rispose: Ti sei appellato a Cesare? A Cesare andrai, dinanzi al re Agrippa. Erano trascorsi alcuni giorni quando arrivarono a Cesarea. Il re Agrippa e Berenice, per salutare Festo, e poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re il caso di Paolo. C'è un uomo, lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale, durante la mia visita a Gerusalemme, si presentarono con accuse i sommi sacerdoti e gli anziani dei giudei per reclamarne la condanna. Rispose che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia stato messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Allora essi convennero qui e io, senza indugi, il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Gli accusatori gli si misero intorno, ma non addussero nessuna delle imputazioni criminose che io immaginavo. Avevano solo con lui alcune questioni inerenti la loro particolare religione e riguardanti un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere ancora in vita. Perplesso di fronte a simili controversie, gli chiesi se voleva andare a Gerusalemme ed essere giudicato là di queste cose, ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio dell'imperatore. E così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare. E Agrippa a Festo: Vorrei anch'io ascoltare quell'uomo. Domani, rispose, lo potrei ascoltare. Il giorno dopo, Agrippa e Berenice vennero con gran pompa ed entrarono nella sala dell'udienza, accompagnati dai tribuni e dai cittadini più in vista. Per ordine di Festo fu fatto entrare anche Paolo. Allora Festo disse: Re Agrippa e cittadini tutti qui presenti con noi, voi avete davanti agli occhi colui sul conto del quale tutto il popolo dei giudei si è appellato a me in Gerusalemme e qui per chiedere a gran voce che non resti più in vita. Io però mi sono convinto che egli non ha commesso alcuna cosa meritevole di morte, ed essendosi appellato all'imperatore, ho deciso di farlo partire. Ma sul suo conto non ho nulla di preciso da scrivere al sovrano. Per questo l'ho condotto davanti a voi e soprattutto davanti a te, o re Agrippa, per avere, dopo quest'udienza, qualcosa da scrivere. Mi sembra assurdo, infatti, mandare un prigioniero senza indicare le accuse che si muovono contro di lui. Capitolo 26. Difesa di Paolo. Agrippa disse a Paolo: Ti è concesso di parlare a tua difesa. Allora Paolo, stesa la mano, si difese così: Mi considero fortunato, o re Agrippa, di potermi discolpare da tutte le accuse di cui sono incriminato dai giudei. Oggi qui davanti a te, che conosci a perfezione,
tutte le usanze e le questioni riguardanti i giudei. Perciò ti prego di ascoltarmi con pazienza. La mia vita fin dalla mia giovinezza, vissuta tra il mio popolo e a Gerusalemme, la conoscono tutti i giudei. Essi sanno pure da tempo, se vogliono renderne testimonianza, che come fariseo sono vissuto nella setta più rigida della nostra religione. Ed ora mi trovo sotto processo a causa della speranza nella promessa fatta da Dio ai nostri padri e che le nostre 12 tribù sperano di vedere compiuta, servendo Dio notte e giorno con perseveranza. Di questa speranza, o re, sono ora incolpato dai giudei, perché è considerato inconcepibile tra di voi che Dio resusciti i morti? Anch'io credevo un tempo mio dovere di lavorare attivamente contro il nome di Gesù il Nazareno, come in realtà fece a Gerusalemme. Molti dei fedeli li rinchiusi in prigione con l'autorizzazione avuta dai sommi sacerdoti e quando venivano condannati a morte, anch'io ho votato contro di loro. In tutte le sinagoghe cercavo di costringerli con le torture a bestemmiare e infuriando all'eccesso contro di loro davo loro la caccia fin nelle città straniere. In tali circostanze, mentre stavo andando a Damasco con autorizzazione e pieni poteri da parte dei sommi sacerdoti, verso mezzogiorno vidi sulla strada un re, una luce dal cielo, più splendente del sole, che avvolse me e i miei compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra e io udii dal cielo una voce che mi diceva in ebraico: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Duro è per te recalcitrare contro il pungolo». E io dissi: «Chi sei, o Signore?» E il Signore rispose: «Io sono Gesù, che tu perseguiti. Su, alzati e rimettiti in piedi. Ti sono apparsi infatti per costruirti ministro e testimone di quelle cose che hai visto e di quelle per cui ti apparirò ancora. Per questo ti libererò dal popolo e dai pagani, ai quali ti mando ad aprire loro gli occhi, perché passino dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e ottengano la remissione dei peccati e l'eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me». Pertanto, re Agrippa, io non ho disobbedito alla visione celeste, ma prima a quelli di Damasco, poi a quelli di Gerusalemme, in tutta la regione della Giudea e infine ai pagani, predicavo di convertirsi e di rivolgersi a Dio, compiendo opere di vera conversione. Per queste cose i giudei mi assalirono nel Tempio e tentarono di uccidermi, ma l'aiuto di Dio mi ha assistito fino a questo giorno e posso ancora rendere testimonianza agli umili e ai grandi. Null'altro io affermo se non quello che i profeti e Mosè dichiararono che doveva accadere, che cioè il Cristo sarebbe morto e che primo tra i risorti da morte avrebbe annunziato la luce al popolo e ai pagani. Mentre egli parlava così in sua difesa, Festo a gran voce disse: «Sei pazzo, Paolo, la troppa scienza ti ha dato al cervello». E Paolo: «Non sono pazzo», disse, «eccellentissimo Festo, ma sto dicendo parole vere e sagge. Il re è al corrente di queste cose e davanti a lui parlo con franchezza. Penso che niente di questo gli sia sconosciuto, perché non sono fatti accaduti in segreto. Credi, o re Agrippa, nei profeti? So che ci credi». E Agrippa a Paolo: «Per poco non mi convinci a farmi cristiano». E Paolo: «Per poco o per molto, io vorrei supplicare Dio che non soltanto tu, ma quanti oggi mi ascoltano, diventassero così come sono io, eccetto queste catene». Si alzò allora il re e con lui il governatore, Berenice e quelli che avevano preso parte alla seduta. E avviandosi conversavano insieme e dicevano: «Quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o le catene». E Agrippa disse a Festo: «Costui poteva essere rimesso in libertà se non si fosse appellato a Cesare». Capitolo 27. Paolo inviato a Roma. Quando fu deciso che ci imbarcassimo per l'Italia, consegnarono Paolo, insieme ad alcuni altri prigionieri, a un centurione di nome Giulio, della coorte Augusta. Salimmo su una nave di Adramitto, che stava per partire verso i porti della provincia d'Asia, e salpammo, avendo con noi Artisarco, un macedone di Tessalonica. Il giorno dopo facemmo scalo a Sidone e Giulio, con gesto cortese verso Paolo, gli permise di recarsi dagli amici e di riceverne le cure. Salpati di là, navigammo al riparo di Cipro a motivo di venti contrari e
attraversato il mare della Cilicia e della Panfilia, giungemmo a Mira di Licia. Qui il centurione trovò una nave di Alessandria in partenza per l'Italia e ci fece salire a bordo. Navigammo lentamente parecchi giorni, giungendo a fatica all'altezza di Cnido. Poi, siccome il vento non ci permetteva di approdare, prendemmo a navigare al riparo di Creta, dalle parti di Salmone, e costeggiandola a fatica giungemmo in una località chiamata Buoni Porti, vicino alla quale era la città di Lasea. Essendo trascorso molto tempo ed essendo ormai pericolosa la navigazione, poiché era già passata la festa dell'espiazione, Paolo li ammoniva dicendo: «Vedo, o uomini, che la navigazione comincia a essere di gran rischio e di molto danno non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre vite». Il centurione però dava più ascolto al pilota e al capitano della nave che alle parole di Paolo, e poiché quel porto era poco adatto a trascorrervi l'inverno, i più furono del parere di salpare di là nella speranza di andare a svernare a Fenice, un porto di Creta esposto al libeccio e al maestrale. Tempesta nelle acque di Creta. Appena cominciò a soffiare un leggero scirocco, convinti di poter ormai realizzare il progetto, levarono le ancore e costeggiavano da vicino Creta. Ma dopo non molto tempo si scatenò contro l'isola un vento d'uragano, detto allora Euroaquilone. La nave fu travolta nel turbine e, non potendo più resistere al vento, abbandonati in sua balia, andavamo alla deriva. Mentre passavamo sotto un isolotto chiamato Caudas, a fatica riuscimmo a padroneggiare la scialuppa. La tirarono a bordo e adoperarono gli attrezzi per fasciare di gomene la nave. Quindi, per timore di finire incagliati nelle sirti, calarono il galleggiante e si andava così alla deriva. Sbattuti violentemente dalla tempesta, il giorno seguente cominciarono a gettare a mare il carico. Il terzo giorno, con le proprie mani, buttarono via l'attrezzatura della nave. Da vari giorni non comparivano più né sole né stelle e la violenta tempesta continuava a infuriare, per cui ogni speranza di salvarci sembrava ormai perduta. Da non molto tempo non si mangiava quando Paolo, alzatosi in mezzo a loro, disse: «Sarebbe stato bene, o uomini, dar retta a me e non salpare da Creta. Avreste evitato questo pericolo e questo danno. Tuttavia, ora vi esorto a non perdervi di coraggio, perché non ci sarà alcuna perdita di vite in mezzo a voi, ma solo della nave. Mi è apparso infatti questa notte un angelo del Dio al quale appartengo e che servo, dicendomi: non temere, Paolo, tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha fatto grazia di tutti i tuoi compagni di navigazione. Perciò non perdetevi di coraggio, uomini, ho fiducia in Dio che avverrà come mi è stato annunziato, ma è inevitabile che andiamo a finire su qualche isola». Come giunse la 14ª notte da quando andavamo alla deriva nell'Adriatico, verso mezzanotte i marinai ebbero l'impressione che una qualche terra si avvicinava. Gettato lo scandaglio, trovarono 20 braccia. Dopo un breve intervallo, scandagliando di nuovo, trovarono 15 braccia. Nel timore di finire contro gli scogli, gettarono da poppa 4 ancore, aspettando con ansia che spuntasse il giorno. Ma poiché i marinai cercavano di fuggire dalla nave e già stavano calando la scialuppa in mare, col pretesto di gettare le ancore da prora, Paolo disse al centurione e ai soldati: «Se costoro non rimangono sulla nave, voi non potrete mettervi in salvo». Allora i soldati recisero le gomene della scialuppa e la lasciarono cadere in mare. Finché non spuntò il giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo. «Oggi è il 14° giorno che passate digiuni nell'attesa, senza prender nulla. Per questo vi esorto a prender cibo, è necessario per la vostra salvezza. Neanche un capello del vostro capo andrà perduto». Ciò detto, prese il pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare. Tutti si sentirono rianimati e anch'essi presero cibo. Eravamo complessivamente sulla nave 276 persone. Quando si furono rifocillati, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. Naufragio a Malta. Fattosi giorno, non riuscivano a riconoscere quella terra, ma notarono un'insenatura con spiaggia
e decisero, se possibile, di spingere la nave verso di essa. Levarono le ancore e le lasciarono andare in mare, al tempo stesso allentarono i legami dei timoni e, spiegata al vento la vela maestra, mossero verso la spiaggia, ma incapparono in una secca e la nave si incagliò. Mentre la pura renata rimaneva immobile, la poppa minacciava di sfasciarsi sotto la violenza delle onde. I soldati pensarono allora di uccidere i prigionieri perché nessuno sfuggisse gettandosi a nuoto. Ma il centurione, volendo salvare Paolo, impedì loro di attuare questo progetto. Diede ordine che si gettassero per primi quelli che sapevano nuotare e raggiungessero la terra. Poi gli altri, chi su tavole, chi su altri rottami della nave, e così tutti poterono mettersi in salvo a terra. Capitolo 28. Paolo a Malta. Una volta in salvo, venimmo a sapere che l'isola si chiamava Malta. Gli indigeni ci trattarono con rara umanità. Ci accolsero tutti attorno a un gran fuoco, che avevano acceso perché era sopraggiunta la pioggia ed era freddo. Mentre Paolo raccoglieva un fascio di sarmenti e lo gettava sul fuoco, una vipera, risvegliata dal calore, lo morse a una mano. Al vedere la serpe pendergli dalla mano, gli indigeni dicevano tra loro: «Certamente costui è un assassino. Se anche scampato dal mare, la giustizia non lo lascia vivere». Ma egli scosse la serpe nel fuoco e non ne patì alcun male. Quella gente si aspettava di vederlo gonfiare e cadere morto sul colpo, ma dopo aver molto atteso senza vedere succedergli nulla di straordinario, cambiò parere e diceva che era un dio. Nelle vicinanze di quel luogo c'era un terreno appartenente al primo dell'isola, chiamato Publio. Questi ci accolse e ci ospitò con benevolenza per 3 giorni. Avvenne che il padre di Publio dovette mettersi a letto colpito da febbri e da dissenteria. Paolo lo andò a visitare e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. Dopo questo fatto, anche gli altri isolani che avevano malattie correvano e venivano sanati. Ci colmarono di onori e al momento della partenza ci rifornirono di tutto il necessario. Partenza per Roma. Dopo 3 mesi salpammo su una nave di Alessandria che aveva svernato nell'isola, recante l'insegna dei Dioscuri. Approdammo a Siracusa, dove rimanemmo 3 giorni, e di qui, costeggiando, giungemmo a Reggio. Il giorno seguente si levò lo scirocco e così l'indomani arrivammo a Pozzuoli. Qui trovammo alcuni fratelli, quali ci invitarono a restare con loro una settimana. Partimmo quindi alla volta di Roma. I fratelli di là, avendo avuto notizie di noi, ci vennero incontro fino al foro di Appio alle 3 taverne. Paolo, al vederli, rese grazie a Dio e prese coraggio. Dimora di Paolo a Roma. Arrivati a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per suo conto con un soldato di guardia. Dopo 3 giorni, egli convocò a sé i più in vista tra i giudei e venuti che furono, disse loro: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il mio popolo e contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato in mano dei Romani. Questi, dopo avermi interrogato, volevano rilasciarmi, ma avendo trovato in me alcuna colpa degna di morte, ma continuando i giudei ad opporsi, sono stato costretto ad appellarmi a Cesare, senza intendere con questo muovere accuso contro il mio popolo. Ecco perché vi ho chiamati, per vedervi e parlarvi, poiché è a causa della speranza di Israele che io sono legato da questa catena». Essi gli risposero: «Noi non abbiamo ricevuto nessuna lettera sul tuo conto dalla Giudea, né alcuno dei fratelli è venuto a riferire o a parlare male di te. Ci sembra bene, tuttavia, ascoltare da te quello che pensi. Di questa setta, infatti, sappiamo che trova dovunque opposizione». E fissatogli un giorno, vennero in molti da lui nel suo alloggio. Egli dal mattino alla sera espose loro accuratamente, rendendo la sua testimonianza il regno di Dio, cercando di convincere riguardo a Gesù in base alla legge di Mosè e ai profeti. Alcuni aderirono alle cose da lui dette, ma altri non vollero credere, e se ne andavano discordi tra loro, mentre Paolo diceva questa sola frase: «Ha detto bene lo Spirito Santo per bocca del profeta Isaia ai nostri padri: vada questo popolo e di loro: udrete con i nostri orecchi, ma non comprenderanno, guarderete con i vostri occhi, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è indurito e hanno ascoltato di mala voglia con gli orecchi. Hanno chiuso i loro occhi per non vedere con gli occhi,
non ascoltare con gli orecchi, non comprendere nel loro cuore e non convertirsi, perché io li risani. Sia dunque noto a voi che questa salvezza di Dio viene ora rivolta ai pagani ed essi l'ascolteranno. Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso a Pigione e accoglieva tutti quelli che venivano a lui, annunziando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento. Dalla seconda lettera di Giovanni. Indirizzo e saluto. Io, il presbitero, alla Signora eletta e ai suoi figli che amo nella verità, e non io soltanto, ma tutti quelli che hanno conosciuto la verità, a causa della verità che dimora in noi e dimorerà con noi in eterno, grazia, misericordia e pace siano con noi da parte di Dio, Padre, e da parte di Gesù Cristo, Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Esortazione alla carità fraterna. Mi sono molto rallegrato di aver trovato alcuni tuoi figli che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. E ora prego te, o Signore, non per darti un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. E in questo sta l'amore, il camminare secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento che avete appreso fin dal principio, camminate in esso. Fuggire i falsi dottori. Poiché molti sono i seduttori che sono apparsi nel mondo, i quali non riconoscono Gesù venuto nella carne. Ecco il seduttore e l'anticristo. Fate attenzione a voi stessi, perché non abbiate a perdere quello che avete conseguito, ma possiate ricevere una ricompensa piena. Chi va oltre e non rimane nella dottrina del Cristo non possiede Dio. Chi invece rimane nella dottrina possiede il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non porta questo insegnamento, non ricevetelo in casa e non salutatelo, perché chi lo saluta partecipa alle sue opere perverse. Saluti. Molte cose avrei da scrivervi, ma non ho voluto farlo per mezzo di carte e d'inchiostro. Ho speranza di venire da voi e di poter parlare a viva voce, perché la nostra gioia sia piena. Ti salutano i figli della eletta tua sorella. Terza lettera di Giovanni. Elogio di Gaio. Io, il presbitero, al carissimo Gaio, che amo nella verità. Carissimo, faccio voti che tutto vada bene e che tu sia in buona salute, come va bene per la tua anima. Molto infatti mi sono rallegrato quando sono giunti alcuni fratelli e hanno reso testimonianza che tu sei verace in quanto tu cammini nella verità. Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. Carissimo, tu ti comporti fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli, benché forestieri, e si hanno reso testimonianza della tua carità davanti alla Chiesa, e farei bene a provvederli nel viaggio in modo degno di Dio, perché sono partiti per amore del nome di Cristo, senza accettare nulla dai pagani. Noi dobbiamo perciò accogliere tali persone per cooperare alla diffusione della verità. Biasima Diotrefe, loda Demetrio. Ho scritto qualche parola alla Chiesa, ma Diotrefe, che ambisce il primo posto tra loro, non ci vuole accogliere. Per questo, se verrò, gli rinfaccerò le cose che va facendo, sparlando contro di noi con voci maligne. Non contento di questo, non riceve personalmente i fratelli, impedisce di farlo a quelli che lo vorrebbero e li scaccia dalla Chiesa. Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha veduto Dio. Quanto a Demetrio, tutti gli rendono testimonianza, anche la stessa verità. Anche noi ne diamo testimonianza e tu sai che la nostra testimonianza è veritiera. Saluti. Molte cose avrei da scriverti, ma non voglio farlo con inchiostro e penna. Spero però di vederti presto e parleremo a viva voce. La pace sia con te, gli amici ti salutano, saluta gli amici ad uno ad uno.